Un saluto da Dottor Palmas, quello che stai vedendo è lo stesso paziente sul lato sinistro. Come arriva alla nostra equipe? Sul lato destra, come va via dalla nostra equipe col lavoro che abbiamo eseguito grazie al sistema bocca bionica. Dei denti iperrealistici, è stato un caso non semplice da risolvere. Immagina i problemi che aveva il paziente a relazionarsi con le persone. Un paziente che aveva la parodontite, uno stadio terminale di parodontite, i denti che venivano mantenuti dal tartaro. Il paziente ha proceduto presso la nostra equipe alla rimozione completa delle ultime radici rimaste, la metà della dentatura era già andata perduta. In questo caso mancavano i denti nelle zone posteriori, nota lo stadio avanzato della piorrea che colpisce questa bocca. Molari assenti, denti anteriori completamente fuori asse, proiettati in avanti con delle capsule sopra le radici e tutto il tartaro attaccato sui denti. Questa era la radiografia. Le radici erano mantenute nell'osso per le ultime parti delle radici, le parti degli apici, e questo è il paziente già dopo i 6 mesi a guarigione avvenuta dopo la chirurgia che è stata eseguita. Abbiamo posizionato impianti dentali nell'arcata superiore e inferiore. Questo che vedi è il grafico che schematizza il tipo di intervento che abbiamo eseguito. Su questi impianti dentali abbiamo proceduto poi a posizionare i denti provvisori avvitati, col quale l'osso è guarito, comprese le gengive. E qua vedi invece l'attacco tridimensionale prima e dopo. Nel lato sinistro ci sono i denti in espulsione, dalla bocca del paziente. Sul lato destro vedi già gli impianti inseriti, allocati all'interno del tessuto osseo. Questa è la preview che abbiamo fatto quando il paziente è arrivato per la prima volta. Abbiamo verificato dove avremmo dovuto posizionare i denti e quindi anche se avessimo dovuto simulare la gengiva. Questo era uno di quei casi. Queste sono due protesi superior che abbiamo eseguito con lo zirconio e la gengiva artificiale. Lo zirconio che simula delle forme di denti reali scansionati. Abbiamo proceduto a realizzare il design digitale con il computer. E vedi le zone di avvitamento, di attacco ai pilastri implantari. In questo modo, con lo zirconio, abbiamo creato delle forme di denti che fossero delle repliche di denti reali. Questo è il segreto del nostro sistema bocca bionica. Riuscire a simulare dei denti perfetti andando a emulare, bioemulare la natura. Queste sono le protesi in posizione. Puoi vedere la gengiva del paziente come è stata regolarizzata. Dalla preview avevamo notato che avremmo dovuto simulare la gengiva e abbiamo quindi creato un design che prevedeva la gengiva artificiale. Questo è il match, dei denti all'interno della bocca del paziente. È un risultato spettacolare, è certamente facile vincere con questi casi dove si partiva da una situazione disastrosa. Il paziente ha recuperato anni di vita, nota quanto il viso è più luminoso e giovane, e nota la felicità sul viso di questo paziente che ora è riabilitato completamente alla vita. Ti ricordo che il paziente col sistema bocca bionica avrà i suoi denti memorizzati in cloud, per ogni qualsiasi evenienza noi possiamo andare a riprodurre le forme di questi denti artificiali con i nostri robot e poter svitare e riavvitare le arcate sugli impianti dentali. Questi sono i vantaggi del lavorare col digitale, di avere un metodo di produzione predicibile dei denti in maniera robotizzata. Spero che ti sia piaciuto questo bellissimo caso che ti ho mostrato. Dai uno sguardo a tutti gli altri casi, qua su internet che abbiamo risolto con la mia equipe.